Bentornati nel nostro spazio di informazione sindacale in collaborazione con la CGIL, sempre dalla tua parte. In questa puntata parleremo delle elezioni RSU in Toscana che avverrà nei primi giorni di aprile. Lo faremo con Mauro Scarabrini, segreteria FP-CGIL della provincia di Livorno, e Elisabetta Nesi, coordinatrice RSU FP-CGIL Livorno. Ma andiamo subito a capire di che elezioni si tratta. Parliamo di RSU Scalabrini, quindi chi si andrà a votare e che cosa rappresentano queste elezioni? Rappresentano un grande momento di democrazia, di partecipazione, rappresentano un momento di verifica del lavoro fatto in questi 4 anni, di cui 2 ovviamente di pandemia. Rappresentano un check effettivamente su quanto si pesa dentro i posti di lavoro, perché la gente in qualche modo riconosce il lavoro fatto attraverso il voto. C'è stata anche una grande difficoltà, non si sapeva neanche se quest'anno si votava. Lo scorso anno eravamo già pronti per il voto più o meno nello stesso periodo, è stato rimandato di un anno causa la pandemia, c'era una situazione effettivamente particolare. Per cui il senso di responsabilità ha fatto sì che questo momento di verifica, questo momento di democrazia e di partecipazione venisse in qualche modo rimandato di un anno, ma oggi la CGIL non aveva più, in qualche modo, non si poteva più aspettare né la CGIL, né i dipendenti, né i lavoratori del pubblico, né il paese, perché si tratta anche di una grande verifica del lavoro fatto che coinvolge con il voto oltre 3 milioni di dipendenti pubblici e passa a livello nazionale, per cui è una situazione, è un momento di verifica importante. Le RSU sono un momento democratico e di verifica dentro i posti di lavoro e in qualche modo il grazie, in questo caso della mia categoria, va a tutti quei delegati che in questi 4 anni hanno consentito di lavorare e di in qualche modo far applicare quel contratto 16-18, che dopo tanti anni di blocco è stato in qualche modo rimesso in pristino, ovvero il diritto al contratto per i dipendenti pubblici, per cui si è provato a riapplicare dopo tanti anni di blocco un contratto. Lo abbiamo fatto con grande difficoltà e attraverso una pandemia, dove in qualche modo questa ha fatto sì che anche l'altro tema che è alle volte stato residuale nelle dinamiche contrattuali del pubblico, ovvero la sicurezza, venisse in questo caso anche questa al centro. Per cui sicurezza per tutti, sicurezza per chi lavorava, sicurezza per chi erogava un servizio, sicurezza per i cittadini, sicurezza dei luoghi, sicurezza in senso lato. Sicurezza, democrazia, lavoro, temi fondamentali, ma entrerei anche nel vivo di come si svolgeranno queste elezioni. Elisabetta Nesi, abbiamo detto i primi di aprile, quindi quali sono i giorni interessati, un po' le modalità e soprattutto i comparti, i settori che riguardano queste elezioni. Allora sì, si voterà il 5, 6 e 7 aprile in tutti i posti di lavoro del pubblico impiego, quindi nel comparto della sanità, nel comparto delle funzioni centrali, nel comparto delle funzioni locali. Si voterà anche nel comparto della scuola. Nei comparti pubblici, appunto, si vota le RSU e come mi associo a quanto diceva Mauro Scalabrini nel ringraziare tutti quei candidati che si sono messi a disposizione e che hanno scelto di candidarsi con la CGIL, perché appunto è un modo di portare il libero voto in tutti i posti di lavoro. Noi siamo riusciti a siamo riusciti a portare il diritto di scegliere il proprio delegato in tutti i posti di lavoro dei comparti che ho appena elencato. Per la sanità ovviamente si tratta l'ASL Toscana Nord-Ovest, ASL Toscana Centro e ASL Toscana Sud-Est. Le funzioni centrali sono quel comparto che rappresenta i ministeri. Gli enti pubblici non economici, le funzioni centrali sono tutti i comuni, gli enti locali, i grandi enti, la regione, arti, il, anche
la Camera di Commercio. Tutti i lavoratori di questi posti di lavoro il 5, 6 e 7 aprile andranno a votare nei seggi che saranno nei posti di lavoro organizzati dalle commissioni elettorali che ad oggi stanno lavorando proprio su questo, e potranno esprimere la loro preferenza di voto al candidato che, o alla lista che loro sceglieranno. In questo senso speriamo che scelgano di votare FP-CGL per quanto riguarda il comparto appunto della funzione pubblica, perché abbiamo fatto in questi anni un grande lavoro e quindi siamo sempre stati presenti attraverso appunto i nostri delegati nei posti di lavoro. Anche in questo lungo periodo difficile della pandemia abbiamo cercato di esserci sempre, di dare risposte, spesso l'abbiamo fatto anche in solitudine. Per questo pensiamo di meritarci tanto su questo voto. Ecco Scarabini, abbiamo parlato della funzione pubblica, della sanità, della pandemia. Su questo vorrei fare un approfondimento, visto insomma il momento che stiamo vivendo, anche gli anni che sono appena trascorsi, ma ancora come siamo inseriti in questa dinamica. Abbiamo visto come il settore della sanità, il settore pubblico sia stato sollecitato da questa situazione, ma anche come ha risposto. Quali le maggiori criticità a suo avviso e anche come funzione pubblica, FP-CGL, sta a fianco dalla parte dei cittadini? Beh, le criticità della sanità pubblica erano già prima della pandemia evidenti, perché è evidente che si è scelto negli anni scorsi di tagliare e non di investire. Questo è capitato nella nostra regione, questo è capitato a livello nazionale, ragion per cui la sanità si è trovata ad affrontare una crisi pandemica senza avere gli strumenti adeguati, e si è dovuto scegliere, hanno dovuto scegliere anche chi curare, perché nella prima fase della pandemia nessuno sapeva che cos'è che avevamo di fronte, per cui ci si è dedicati alla pandemia e abbiamo in qualche modo messo da parte altri tipi di necessità e altre necessità di cura, per cui poi ci siamo resi conto che una volta che abbiamo acquisito più strumenti in relazione a come affrontare la pandemia, ci siamo resi conto che avevamo in qualche modo messo da parte altri tipi di necessità ed eravamo in forte ritardo, e le liste di attesa ovviamente certificano i ritardi, che non sono però conseguenza solo della pandemia, ma sono conseguenza di una, dal mio punto di vista, cattiva programmazione e cattivo utilizzo degli strumenti che ci sono a disposizione, che è un'altra cosa rispetto alla pandemia. All'interno di questo ragionamento, un grazie della categoria va a tutto il personale sanitario che ha affrontato, diciamo così, con grande e alto senso di responsabilità una situazione sconosciuta, senza all'inizio avere addirittura gli strumenti a disposizione, senza in qualche modo poter disporre anche di quella sicurezza utile per loro e per gli altri, i DPI e tutte le altre cose, perché che in qualche modo erano utili per affrontare una situazione di pandemia. E è un comparto che ha pagato anche in termini di vite umane questa pandemia durata 2 anni, dalla quale non siamo ancora usciti. Per cui la situazione è questa. È evidente che se avessimo avuto anche in questa provincia, nelle province della costa, visto che ora si parla di nord-ovest rispetto al vecchio concetto di ASL, una sanità di prossimità più organizzata, è evidente che gli effetti sui presidi ospedalieri, compreso quello insulare, sarebbero stati effettivamente diversi, perché noi dobbiamo anche tenerti conto che in questa provincia non solo abbiamo i presidi ospedalieri in terraferma, ma abbiamo anche un presidio insulare che in qualche modo ha presentato anche quello una serie di difficoltà. E è evidente che in questa situazione, se avessimo avuto, se negli anni precedenti alla pandemia fosse stata progettata e messa a disposizione del cittadino una sanità di prossimità più efficace e efficiente, beh, è evidente che avremmo affrontato la pandemia anche in maniera completamente diversa.
non fanno poi bene neanche certe scelte di vari livelli anche regionali di tagliare e di riportare banalmente i parametri del personale del 2019, per cui noi come Funzione Pubblica CGIL diciamo che si deve assumere che sulla sanità non si può non investire, perché poi quando capitano situazioni come quelle che abbiamo vissuto e stiamo vivendo adesso, è evidente che una sanità diversa fa la differenza e non si può fare della sanità un ragionamento ragionieristico semplicemente costi ricavi, ma bisogna in qualche modo andare verso il cittadino e dare al cittadino quelle sicurezze che un paese civile deve mettere a disposizione. E con queste riflessioni ti rimbalza anche un'altra realtà che comunque presenta un po' le stesse dinamiche, quelle della scuola. Abbiamo detto come la sanità, i problemi che si presentano oggi non sono problemi nati dalla pandemia, sono situazioni che provengono da decisioni prese precedentemente e che comunque hanno portato a questi risultati. Nella scuola praticamente la situazione è un po' la stessa, perché le problematiche che continuano a essere presenti, a maggior ragione oggi, erano sempre state discusse e affrontate senza una soluzione. Chiaramente il Covid le ha in qualche modo stressate di più, le ha fatte venire maggiormente fuori, le cosiddette classi pollaio, la questione dell'organico, e anche su questo naturalmente siamo chiamati adesso a ragionare e a riflettere, soprattutto con queste prossime votazioni che riguardano sempre la scuola. Sì, appunto, come dicevo prima, si vota anche nella scuola, anche la funzione pubblica, che è l'insieme dei lavoratori del pubblico impiego, a parte la scuola che riguarda il personale dalle scuole materne in su, anche la funzione pubblica proprio c'ha un settore educativo importante che riguarda le scuole dell'infanzia e gli asili nido, e anche lì insomma il problema ovviamente del contenimento dei contagi, bambini piccoli da gestire, un personale che è sempre stato diminuito nel tempo con esternalizzazioni dei servizi, che ha portato poi anche tutta una serie di problemi diversi legati a lavoratori dello stesso tipo di servizio con stipendi e contratti diversi. Tutte queste cose qui ovviamente in pandemia, nel periodo che abbiamo vissuto, sono venuti fuori con maggiore prepotenza, anche perché questo aspetto si collega molto bene anche con tutto il resto dei problemi al quale si è accennato precedentemente, ovvero della gestione del lavoro in questo periodo. I lavoratori in smart working che hanno dovuto gestire a casa bambini in quarantena, genitori che invece hanno dovuto ricorrere a permessi per rimanere a casa con i figli, insomma tutta con i figli appunto in quarantena, tutta una gestione della vita quotidiana che ha riguardato molto da vicino i servizi educativi sicuramente del nostro settore, il settore dei lavoratori pubblici, e quindi come dicevo scuole dell'infanzia e asili nido. In questo contesto così complicato, comunque i lavoratori ci sono sempre stati, si sono messi sempre a disposizione anche nei periodi più chiusi. Ci ricordiamo tutti quando all'inizio dovevamo stare tutti chiusi in casa, e quindi i lavoratori dei servizi educativi che si sono organizzati, immaginatevi di fare il lavoro di un educatore a distanza, organizzare, ecco, in tutto questo i lavoratori pubblici ci sono sempre stati, e c'è sempre stato la CGIL con loro a cercare di ottenere appunto anche i permessi adeguati per venire incontro a queste tipologie di lavoro, sia da un punto di vista, diciamo tutti,
cittadini e quindi da un punto di vista proprio di lavoratore cittadino che doveva gestire queste situazioni. Ecco, anche lì la CGIL è stata presente cercando di dare delle risposte in questi termini a questo momento così duro ai lavoratori che dovevano affrontare situazioni complicate. In questi giorni di voto i lavoratori avranno possibilità di dare un senso a tutto il lavoro che si è fatto e una continuità votando appunto i loro delegati RSU. Come infatti ha menzionato lo stesso segretario regionale Pacini, un grande esercizio di democrazia proprio per migliorare lavoro e servizi. Sicuramente sì, perché appunto come dicevo prima è una verifica del lavoro fatto, ma è anche una messa a disposizione di una progettualità futura, per cui da una parte si dice quel che si è fatto e voglio dire il lavoro fatto è tangibile, dall'altra parte si dice anche quello che vorremmo fare, per cui abbiamo provato in questi 4 anni ad applicare un contratto che era anni che non c'era, con grandi difficoltà. Ora vorremmo riapplicare il nuovo contratto, che dovrebbe essere rispetto a quello 16-18 un contratto che in qualche modo dovrebbe essere di ulteriore avanzamento in relazione anche alla rappresentanza sindacale unitaria di ente, ovvero l'ARSU dovrà essere al centro nel progetto contrattuale per dare ovviamente dignità alla rappresentanza dei lavoratori dentro i vari posti di lavoro. Per noi questo è fondamentale, ma se vengono messi a disposizione gli strumenti è evidente che fare rappresentanza diventa molto più complicato. Strumenti da una parte e risorse da quell'altra, perché ovviamente anche a quello che si può fare è legato dalle risorse che ci sono ovviamente a disposizione. Per cui fare senza risorse è molto complicato. Vediamo questo ministro, che non è una new entry, un ministro in qualche modo già usurato nel tempo e nello spazio da tanti anni, che cosa in qualche modo produrrà come contratto e come avanzamento rispetto al contratto 16-18. Vorrei tirare anche in questione un'altra situazione, siamo nel mese di marzo, il mese delle donne, quindi vorrei sottolineare un dato: in queste elezioni 2200 candidature FPCGL, il 51% donne, quindi insomma comunque una percentuale di rilievo. Sì, siamo un sistema lavorativo fatto tanto da donne e è importante anche la nostra presenza ai tavoli di contrattazione, perché le donne hanno delle caratteristiche diverse, caratteristiche di accoglienza, di empatia, di resilienza, che sono importanti in questi periodi difficili, il periodo appena passato, il periodo che purtroppo ci aspetta con quello che sta succedendo con l'invasione dell'Ucraina da parte della Russia. Quindi questa importante rappresentanza delle donne ai tavoli di contrattazione ci fa sperare in un approccio anche al mondo del lavoro diverso, che metta nei contratti anche le RSU si occupano soprattutto di contrattazione decentrata dei posti di lavoro e quindi il compito delle donne in questo caso è un compito molto importante, di mettere nei contratti il punto di vista femminile, il punto di vista dei bisogni, il punto di vista dell'accoglienza, senza dimenticare ovviamente la parità di diritti, che è un cammino che è iniziato tanto tempo fa, ma che ha ancora bisogno di fare tanti progressi, perché è vero, siamo il 51% delle candidate nella funzione pubblica, ma abbiamo ancora tanto da conquistare sui posti di lavoro, in parità, in rispetto,
esistono ancora tanti casi di molestie sui posti di lavoro, quindi per le donne le donne hanno grandi compiti e grandi obiettivi, perché comunque hanno tante risorse e queste risorse, insomma, le mettiamo in campo tutti i giorni nei posti di lavoro, lavorando e anche nel nostro ruolo di delegate. Scalabrini, è stato introdotto anche il tema della guerra, chiaramente una situazione di grande incertezza, come il mondo del lavoro, però chiaramente per quello che possiamo dire in questo momento sta risentendo o può risentire di una situazione che proviene da 2 anni di pandemia a una situazione di incertezza globale, forse, non lo so, ancora più critica. Sì, sicuramente questa nuova situazione non ci voleva. Nessuno voleva la guerra, nessuno l'avrebbe cercata. Già era dura affrontare una pandemia a livello globale, è una pandemia globalizzata, noi si parla ovviamente di quel che si conosce, ma c'è anche una pandemia non sconosciuta che riguarda altri paesi dove non si è avuto ancora il diritto al primo vaccino, per cui voglio dire, ed è verso quei paesi che bisognava ancora intervenire per in qualche modo mettere in sicurezza anche quelle popolazioni. All'interno di questi ragionamenti, in un mondo che è sempre più bacato, ci sono le guerre, e questa ultima anche alle porte dell'Europa è evidente che ha effetti devastanti anche sull'economia fragile come quella del nostro paese, un paese che anche lì, come sulla sanità, su altre questioni tipo l'energia, non si è mai attrezzato, ha scelto di non attrezzarsi, un paese che in qualche modo non estrae metano potendolo fare, ma che ha scelto di importare, di dipendere da altri, non progettando un sistema paese diverso, è complicato, è evidente che voi che fate giornalismo, vedete nel quotidiano che cosa succede. Voglio dire, chi fa impresa è in difficoltà, chi è alle dipendenze di un'impresa è in difficoltà, chi produce è in difficoltà, chi è in pensione è in difficoltà perché non riesce più ad arrivare a fine mese, già era difficile prima, chi è alla ricerca di un lavoro, se aveva una speranza con questa ripresa che in qualche modo ci dicevano che c'era ed era tutta da verificare, aveva una speranza di crearsi un futuro, a questo punto questa guerra mette un freno anche a questo. Bisogna in questo caso, credo, utilizzare il buon senso e vedere che questa situazione trovi una soluzione il prima possibile e nel miglior modo possibile, perché comunque c'è gente che soffre da tutte le parti, insomma, e anche nel nostro paese è così, per quegli effetti di quel che sta succedendo in Ucraina, ma che succede ovviamente anche in paesi, in altri paesi in questo momento, ha effetti anche sull'economia di paesi con un'economia debole come quella del nostro. Noi non siamo più la settima potenza come ci si vantava di essere, siamo un paese che dovrebbe avere la umiltà di progettare il futuro in maniera rapida, facendo attenzione anche all'ambiente, e però facendo anche attenzione al fatto che un paese come il nostro non può non progettare un sistema paese dove l'energia e alcune questioni siano al centro. Per cui è così. Siamo quasi in chiusura, però vorrei affrontare un ultimo tema, quello della formazione, perché comunque CGL si mette in campo proprio per far coniugare, incontrare il mondo dell'offerta con il mondo della domanda, agevolando appunto i corsi di formazione laddove ci sono delle richieste o anche delle opportunità specifiche. In particolare vorrei parlare di un corso di formazione rivolto ai Vigili del Fuoco, perché si presenterà un bando che viene ogni 6 anni proprio in questo settore. Che cosa state mettendo in campo? Allora, appunto, il 28 di marzo scade la possibilità di presentare la domanda di partecipazione al concorso per i Vigili del Fuoco. Possono partecipare ragazzi dal diploma fino ai 26 anni. La CGL ha, come hai detto, mette in campo sui concorsi un grande sistema formativo, perché partecipare a un concorso è un'esperienza importante, difficile, ma che nella vita può dare una risposta importante, che è quella di un lavoro appunto stabile e ancora oggi sicuro. Quindi fa un grande lavoro di formazione.
Oggi ha messo in campo un corso di preparazione al concorso con un numero di telefono al quale chi vuol partecipare può lasciare un messaggio. Il numero lo posso dire è 342 8343 135. Si devono lasciare nome, cognome, data di nascita e indirizzo di residenza, e a quel punto si parteciperà a un corso tenuto da personale, in questo caso personale dei Vigili del Fuoco, che darà un grosso sostegno per la partecipazione al concorso. E noi ci fermiamo qui, io ringrazio Mauro Scalabrini e Elisabetta Nesi per questo loro contributo. Abbiamo parlato delle elezioni, le prossime elezioni RSU in Toscana nei primi di aprile, vedremo poi anche gli sviluppi, e noi vi diamo appuntamento tra due settimane ad una nuova puntata sempre dalla tua parte con la CGIL.